Il premio di Cerchia di Pozzuoli torna anche quest'anno per dare un riconoscimento all'impegno per la tutela del territorio e la lotta contro ogni forma di illegalità. Quest'anno il premio è stato conferito al generale Sergio Costa, comandante regionale del Corpo Forestale della Campania, riconoscendogli il merito di aver tutelato i valori della legalità contro affarismi e collusioni e per l'impegno dimostrato con i suoi collaboratori in questo senso. Io faccio solo il mio dovere, come sostengo sempre. Ricevere un premio per aver fatto il proprio dovere è un'emozione, mi coglie in modo particolare e mi spinge ad andare ancora più avanti, ancora più velocemente. E di questi tempi l'impegno che si profonda nel proprio lavoro qualche volta è visto come un'eccezione, visto gli atti di corruzione che stanno venendo fuori in tutta Italia. Io auspico sempre che siano delle situazioni molto particolari e che non sia così in modo diffuso, perché conosco molto della pubblica amministrazione e le posso assicurare che ci sono grandissime professionalità, grandissime competenze e principalmente ci sta tanta gente per bene, ma per bene nel senso più valoriale del termine. Per cui sono convinto che più si fa pulizia, più la cosa aiuta noi che vogliamo continuare a vivere onestamente e continuare a svolgere il servizio, essere al servizio del cittadino. Il premio viene consegnato da ACLI di Cerchia Pozzuoli ed Osservatorio per la tutela dell'ambiente e della salute. Giovanna e Ciro di Francia, rispettivamente sorella e padre di Lia di Francia, scomparsa il 19 settembre 2012, cui è intitolato il premio, sono presidenti dei due enti organizzatori dell'iniziativa, con alle spalle due lutti gravissimi provocati da due diverse forme di cancro, ricordando così la data in cui Lia avrebbe festeggiato il suo compleanno e che due anni fa fu scelta simbolicamente per la consegna alla città di Pozzuoli del bioscanner brevettato dal dottor Claburno Vedruccio, un dispositivo per la diagnostica non invasiva, iscritto nel repertorio dei dispositivi medici del Servizio Sanitario Nazionale. All'iniziativa hanno preso parte il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figlioria, la dottoressa Antonella Cicale, impegnata per il progetto con il bioscanner, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della zona Flegrea, le autorità civili, religiose e militari, il commissario dell'ente Parco Campi Flegrei, il presidente dell'associazione degli albergatori e delle altre associazioni impegnate sul territorio sulle problematiche ambientali e sanitarie, oltre che i cittadini.